Allora andiamo alla presentazione delle quattro partite di B che prenderanno il via alle 15.30, partendo proprio dal campo principale che sarà quello di Monza per Monza-Lecce con Marco Signorelli. Buon pomeriggio anche dall'UPower Stadium di Monza. In una Serie B con tante squadre e in pochi punti si moltiplicano anche gli scontri al vertice. Lo è sicuramente questo Monza-Lecce. Per i padroni di casa vincere significherebbe sorpassare sicuramente il Benevento e lo stesso Lecce, portarsi a meno due dalla vetta. Testa della classifica che invece è alla portata dei salentini, che difendono due punti di vantaggio sui brianzoli e che arrivano all'UPower Stadium con il desiderio di reagire dopo la sconfitta casalinga per 2-1 con il Cittadella nel turno infrasettimanale, al seguito anche circa 2000 tifosi pugliesi, e questo oggi potrebbe far segnare il record di presenza negli ultimi anni qui all'UPower Stadium. Sono attesi in totale circa 7000 spettatori. Coinvolgiamo nuovamente lo stadio Bianteo. A Monza si gioca da quasi due minuti, il risultato è sempre di 0-0 tra Monza e Lecce, con il Monza però che è partito più aggressivo in queste primissime fasi di gioco. Già una conclusione verso la porta difesa da Gabriel, autore Mancuso, che all'interno dell'area ha fatto partire un destro, era stato servito da Barberis, conclusione però alta sopra la traversa, non è stato necessario l'intervento dell'estremo difensore salentino. Nuovamente Monza. All'UPower Stadium siamo all'ottavo minuto e 30 secondi fa c'è stata la prima clamorosa occasione della partita, l'ha avuta il Lecce con Liskowski, che all'interno dell'area ha fintato la conclusione, poi ha fatto partire un destro sul secondo palo che ha centrato in pieno il palo alla sinistra di Gregorio, battuto, salvato dal palo. Dunque Lecce vicinissimo al vantaggio. Nuovamente linea Monza. 32esimo minuto, a Monza, Monza 0, Lecce 0. Nel periodo in cui non siamo stati collegati è stato annullato un gol al Lecce. Vado a raccontarvi la dinamica: aveva perso un brutto pallone al limite della sua area Macin, l'aveva recuperato Elgason, che aveva servito Coda, che aveva fatto partire un destro dal limite, c'era stata la respinta di Gregorio e poi il tap-in vincente di Liskowski, ma inizialmente l'arbitro Doveri aveva concesso la rete, poi è andato a rivedere l'azione al monitor richiamato dai suoi assistenti in sala VAR. Effettivamente c'era stato, in occasione della respinta di Gregorio, un intervento in gamba tesa di Gargiulo sul portiere del Monza, e dunque gol annullato e risultato che è sempre fermo sullo 0-0. Corsi. Sentiamo Monza. A Monza siamo al 47esimo minuto, il cross di Barberis, per poco Molina di testa non riesce a indirizzare il pallone verso la porta difesa da Gabriel, sfiora soltanto la sfera che termina in fallo laterale. Linea a Monza. Sesto minuto a Monza, Monza 0, Lecce 0. Nel periodo in cui non eravamo collegati, l'azione migliore della partita per il Monza, traversone basso dalla destra di Pedro Pereira, il liscio di Barberis e poi il destro di Mancuso, incredibilmente alto. Questa è la migliore occasione del Monza in questa partita, che resta bloccata sullo 0-0. Rascoli per 1-0. Chiedo scusa, qui a Monza c'è un calcio di rigore per il Lecce quando siamo arrivati al decimo minuto di gioco. Tra pochissimo vi chiederò la linea per il tentativo di trasformazione. A te la linea, Corsini. Sentiamo come va il rigore a Monza, Signorelli. A Monza siamo arrivati al 11esimo minuto di gioco nel secondo tempo e tra poco ci sarà la battuta di Coda. Il rigore concesso per una spinta piuttosto plateale di Paletta su Elgason. Ora l'arbitro Doveri si accerta che tutti i giocatori restino al di fuori dell'area di rigore. Pronto a partire Coda contro Di Gregorio, il tiro di Coda e il gol del Lecce all'11esimo minuto del secondo tempo. Coda porta in vantaggio i salentini, dunque cambia il risultato all'UPower Stadium. Monza 0, Lecce 1, il gol di Coda su calcio di rigore, 14esimo gol in campionato per Massimo Coda. Studio. Stadio Brianteo. Il Monza ha provato subito a pareggiare con un destro da fuori area di Donati, che è uscito non di molto il pallone, che ha accarezzato l'esterno della rete, ma il Monza ora dovrà faticare parecchio per riportare in equilibrio questa partita, con un calcio di rigore concesso per un intervento piuttosto goffo di Paletta su Elgason, che era lanciato a rete e Paletta proprio spinto il giocatore, non ha avuto esitazioni Doveri nel assegnare il calcio di rigore. Poi Coda ha spiazzato Di Gregorio, pallone a sinistra, portiere dall'altra parte. Ripartiamo da Signorelli, Monza-Lecce.
23esimo a Monza, Monza 0, Lecce 1. Poco fa Monza vicinissimo al pareggio con Macin dal limite dell'area, la finta di destro, poi il tiro di sinistro e la palla a fil di palo. Monza-Lecce. 31esimo minuto, Monza 0, Lecce 1, Monza in pressing, ritmi che si alzano, ma l'azione del Monza non è particolarmente ordinata. Ora sulla fascia di destra con Mota Carvaglio, l'intervento in scivolata di Calabrese che gliela porta via e poi arriva Macin che riconquista il pallone soltanto per un attimo, però, perché sbaglia il controllo e la manda in fallo laterale. Dunque ci sarà una rimessa con le mani per il Lecce. Con molta calma Calabresi va a rimettere il pallone in gioco. Poco fa c'è stato un tentativo del Monza da fuori area con un sinistro di Colpani, il pallone smorzato da un giocatore del Lecce, la presa facile di Gabriel. Monza che riconquista ancora il pallone con Molina sulla fascia di sinistra, paletta, retropassaggio per Di Gregorio che chiede ai suoi compagni di alzarsi, di andare lontano per tentare il rinvio. Alla fine costretto ad appoggiare la sinistra a Molina. Molina a sua volta va con un sinistro lungo per la testa di Gittier che la mette giù. Arriva Mota Carvaglio, Mota Carvaglio ha spazio per andare, Mota Carvaglio forse riesce a tirare, preferisce servire Gittier in area, sinistro di Gittier, il diagonale di Gittier e la parata di piede di Gabriel. Grande occasione per il Monza questa al 32esimo minuto, Monza vicinissimo al pareggio con il diagonale sinistro di Gittier, la risposta di piede di Gabriel non cambia il risultato. 33esimo, Monza 0 Lecce 1. Di un'illusione ottica, chiedo scusa, è Monza così che interviene perché c'è il raddoppio del Lecce, il raddoppio del Lecce al 46esimo con Rodriguez. Monza 0 Lecce 2, a te la linea. Poi l'arbitro è stato richiamato. Sempre Monza che interviene perché è stato annullato il gol del Lecce dopo un check del VAR. L'arbitro non è neanche andato a ricontrollare l'azione al monitor, c'era una posizione di fuorigioco di Rodriguez. Dunque il risultato è sempre Monza 0 Lecce 1. A te Monaco. Grazie Corsini. Andiamo a Monza fino al termine. Sì, a Monza è stato concesso un minuto di recupero supplementare, dunque si giocherà ancora per 20 secondi. Vi racconto però che cosa è successo poco fa. C'era stata una conclusione, un destro a giro di Coda che aveva centrato la base del palo. Di Gregorio era rimasto voltato di spalle perché non si era accorto neanche lui che cosa fosse successo e il pallone era finito tra i piedi di Rodriguez che aveva toccato a porta vuota, aveva segnato il gol del 2-0. Il pallone era già stato collocato nel cerchio di centrocampo, l'arbitro però è stato richiamato dai suoi assistenti in sala VAR e la rete è stata annullata. Attenzione al Monza in attacco con Gittier, altra occasione per Gittier all'interno dell'area, il tiro, il destro da due passi, ma Gabriel ha chiuso bene lo specchio della porta ancora con i piedi. Dicevo, c'era dunque una posizione irregolare di Rodriguez al momento del tiro di Coda e quindi gol annullato. Ormai qui è scaduto anche il minuto supplementare concesso dall'arbitro Doveri e arriva ora il triplice fischio. Dunque termina la partita all'Upower Stadium con il Lecce che si impone per 1-0 grazie alla rete realizzata al decimo del secondo tempo da Coda su calcio di rigore. Ribadisco il finale, Monza 0 Lecce 1, e da Monza è tutto. Grazie, studio. Grazie signorelli.